Buongiorno a tutti e ben ritrovati in una puntata di Good Morning Milano. Oggi è 21 febbraio, venerdì. Chiudiamo questa settimana in compagnia di una nuova associazione per noi, se non avevamo ancora avuto ospite qui, ma siamo ben contenti di averla perché sono tantissimi anni che si dà da fare sul territorio milanese. Siamo ben contenti di averla qui oggi. Parliamo di UVI, l'Unione Volontari per l'Infanzia e l'Adolescenza, e qui con noi il presidente Anna Gasparini. Buongiorno Anna. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E la responsabile della comunicazione, Chiara Tronconi, buongiorno, grazie mille di essere qui con noi. Allora, dicevo, benvenuti, soprattutto finalmente avervi qui. Insomma, UVI è un'associazione ormai da tanti anni sul nostro territorio, ma raccontateci un punto come nasce, da quanti anni è e che cosa fa UVI. Allora, UVI che pochi conoscono a torto, perché in realtà da più di 50 anni si muove nel territorio milanese. Lo specifico è l'attività svolta all'interno proprio di Milano, non riusciamo ad andare oltre. Nasce in una Milano degli anni 60, più o meno nel 1967, per iniziativa di una industriale, di una donna, Lina Toniatti, illuminata, che decide che all'infanzia, soprattutto di quel periodo, quindi un'infanzia legata ad un disagio, soprattutto dovuto alla forte immigrazione dal sud, bisognava insomma dare comunque una possibilità perché agire preventivamente sul disagio infantile. Poteva rappresentare una scommessa per il futuro, una scommessa nella quale noi abbiamo continuato veramente a credere. Nel tempo poi il tipo di emergenza è cambiato perché da un disagio legato soprattutto a problemi di carattere economico, psicocomportamentale, ma soprattutto legato al disagio familiare, eccetera. Oggi, come voi tutti sapete, viviamo un problema legato ad un'emergenza per problemi di integrazione culturale Tutto sociale, e immagino. sociale a Milano, insomma. L'immigrazione è mutata, come Molto tutti interessante sappiamo. comunque appunto questo vostro operare sul territorio milanese, quindi essere anche un osservatorio di quello che succede sulla nostra città e osservarlo dai più piccoli, appunto, che sono poi i primi anche a risentirne poi dei problemi dei più grandi, anche spesso e volentieri. Che tipo di attività fa UVI sul territorio milanese e a chi si rivolge l'attività di UVI? Allora, UVI, come si può comprendere dall'acronimo, Unione Volontari per l'Infanzia, agisce soprattutto attraverso i propri volontari. Noi abbiamo una settantina di volontari che formiamo, e di questo siamo molto orgogliosi e fieri perché la formazione è un'attività per noi molto importante perché l'incontro e l'abbinamento del volontario al bambino è fondamentale. Quindi il volontario deve essere preparato ad agire. Noi abbiamo degli psicoterapeuti, degli psicologi che preparano a questo tipo di rapporto e di relazione. UVI agisce attraverso appunto i volontari, soprattutto nelle comunità dove i bambini vengono ritirati per decreto del Tribunale dei Minori, quindi nelle comunità tipo le CAF, tipo comunità Rondini, Martinite, eccetera, e accompagnano questo tipo di minore nello sviluppo e nella crescita, perché sono bambini che molto spesso non hanno avuto un'esperienza positiva nella relazione col mondo degli adulti e quindi bisogna ristabilire un rapporto di fiducia. Quindi vengono aiutati nei compiti, vengono aiutati nella loro vita di relazione all'esterno, accompagnati a psicoterapia. Inoltre, UVI agisce all'interno delle scuole per il sostegno scolastico, laddove ci sono, però non facciamo ripetizione Sì, dopo non scuola. è dopo Cioè, scuola. laddove ci viene segnalato un minore che presenta delle difficoltà relazionali, comportamentali, che poi necessariamente si trasferiscono poi dopo sul piano didattico. Noi lo affianchiamo in un rapporto spesso frontale uno a uno
in questo percorso. Quindi lo aiutiamo a capire come attraverso la scuola si può anche aiutare a crescere, no? La vostra presentazione, infatti, è uno dei punti della vostra attività, è quello anche del contrasto della dispersione scolastica. Certo. Che so che a Milano è a livelli davvero alti, che uno non penserebbe mai, invece ad altri livelli. È ancora molto evidente, molto forte, ma soprattutto ci sono questi bambini che per mancanza di mezzi, evidentemente, perché sappiamo benissimo qual è la situazione, no, delle scuole in Italia e a Milano, quindi anche, mancano gli insegnanti di sostegno. Quindi là dove ci sono, al di là insomma di patologie specifiche, però problemi di carattere comportamentale e relazionale, il bambino tende ad essere isolato, quindi è importante. E anche lì c'è quindi il rischio di dispersione, in quel caso, nel senso comunque di lasciarlo... Un bambino che non impara ad avere un rapporto positivo con la scuola, con l'apprendere, è chiaro che poi dopo si continuare ad andarci. È chiaro, no? Ovviamente. Sì, è importante dire che anche noi lavoriamo sempre in sussidiarietà sia con come dire, i servizi sociali che nelle scuole con gli insegnanti, cioè non siamo mai noi che ci proponiamo, lavoriamo con gli educatori, appunto, con gli insegnanti. Supporto ulteriore, certo. Là dove magari appunto ci sono magari delle difficoltà nel riuscire a stare dietro a tutte le problematiche che ci sono, perché veramente sappiamo che le scuole sono davvero delle terre di confine, le definiscono delle zone di guerra a volte, comunque con tante problematiche, tutte concentrate lì, e so che sono presidi, direttori, direttrici, fanno i salti mortali ma gli strumenti sono quelli che sono. Sono ci sono situazioni come la vostra che arrivano Perché poi ci rendiamo conto, infatti è da lì che nasce uno dei nostri progetti più importanti oggi, che è l'albero dei mille colori, di cui se vuoi ti parliamo. Perché abbiamo capito che dall'apprendimento nasce veramente un percorso di integrazione. E allora, se questa cosa fino ad un certo punto era rivolta da parte nostra alla scuola primaria e poi anche alle scuole medie, abbiamo pensato che fosse comunque importante a Milano occuparsi anche di quei bambini che, di cui nessuno sapeva nulla, che per ragioni diverse non riuscivano ad entrare nella scuola materna, non riuscivano ad entrare poi dopo nel percorso insomma canonico che portava. Poi bambini che rimanevano invisibili proprio a tutti gli effetti. Bambini invisibili, infatti la prima esperienza in questo senso l'abbiamo proprio avuta con i bambini piccolissimi del centro San Martini di prima accoglienza, dove c'erano questi bambini fantasma, perché le mamme, per lo più appunto extracomunitarie, che arrivavano ed approdavano in questo centro di prima accoglienza, avevano poi bisogno di seguire corsi di preparazione alla lingua italiana, iscriversi agli uffici di collocamento, e questi bimbi erano i bimbi di nessuno. Allora abbiamo detto, occupiamoci noi di questi bambini, no? Però essendo così piccoli all'inizio era un po' una sorta di babysitteraggio, mentre invece poi da lì ci è venuto in mente di lavorare su quei bambini che invece per ragioni anagrafiche o per altre ragioni che insomma possiamo tutti immaginare, rimanevano esclusi dalle scuole materne e che comunque erano una realtà presente a Milano, soprattutto in alcuni quartieri, quartieri di forte immigrazione. Appunto, volevo chiedervi che scenario avete, insomma, come dicevo, osservatorio privilegiato il vostro, siete proprio lì in mezzo al campo a guardare tutti i giorni, a controllare. Qual è lo scenario di Milano in questo momento? Il scenario di Milano in questo momento è uno scenario di forte immigrazione, ma un'immigrazione mirata all'inclusione, dove queste famiglie con cui noi necessariamente andiamo in contatto, tra l'altro noi siamo partiti proprio da questa zona, San Siro, cioè la scuola che per tanti anni apparsa sui giornali come scuola ghetto, la scuola di Via Carabia per intenderci, esecrate eccetera, una scuola dove invece noi ci troviamo benissimo perché ci ha accolto e ci accoglie a braccia aperte, e abbiamo fatto partire il primo spazio bimbi, dove lavoriamo proprio non solo sull'alfabetizzazione del bambino, ma sull'esperienza che il bambino vive nell'apprendere quelle che sono le regole dello stare insieme, una cultura tra virgolette altra, perché noi lavoriamo attraverso il bambino anche nella relazione con la famiglia. Abbiamo il tè delle mamme, cerchiamo di far avvicinare queste donne, per lo più egiziane, marocchine, eccetera, a quella che è la nostra cultura. Quindi creiamo momenti di incontro, escono da casa, perché spesso sono chiuse in casa. Con il loro velo, che per noi non è assolutamente pregiudizievole, è sintomo di fashion, no? Questa settimana che c'è la settimana della moda, esatto, chissà che si sbizzarriranno sicuramente, esatto, no?
ed è bellissimo, oh, perché loro si lasciano da una diffidenza iniziale. Come infatti, come viene l'approccio proprio, diciamo, lì è quasi un corteggiamento, immagino, no? Insomma... Beh, intanto il fatto di prendersi cura dei loro bambini è per loro un'esperienza... Come hai visto? Positiva, positivamente, sono molto... con una collaborazione, sì. Poi cioè... E anche un rispetto, secondo me, per gli insegnanti, c'è ancora un rispetto forse per l'istituzione scolastica che a volte... Ah, che dobbiamo imparare, diciamo, da rimparare un attimo. C'è da dire che noi mettiamo a loro disposizione delle educatrici super formate, cioè sono sì. laureate in psicologia, in pedagogia, cioè e tra l'altro che noi retribuiamo, perché la cosa che mi preme sottolineare, che ci preme sottolineare, è che UVI si accolla a tutti i costi di questo progetto, tutti i costi. Allora Presidente, visto UVI che abbiamo la possibilità di fare un appello, abbiamo la possibilità, diciamo, insomma, visto che insomma immagino che i costi siano alti e tutto, facciamo, chi a casa può dare una mano, no? Può dare una mano, esatto. Dire brave, ma anche fare qualcosa di più, giusto? Sì, perché noi ci sosteniamo necessariamente con donazioni, raccolte fondi. Quest'anno partiamo anche con l'esperienza della partecipazione ai bandi, abbiamo già partecipato e vinto un bando molto importante, quello di Banca Intesa per il progetto Radicami, sempre nel territorio di San Siro, e per noi è ossigeno puro, perché è tutto volontariato, quindi, però abbiamo personale retribuito, perché teniamo molto alla qualità delle persone scelte e da schierare in campo. Sì, tutti i coordinatori dei volontari, i nostri volontari hanno dei coordinatori che sono degli psicologi che li seguono, per cui qualsiasi dubbio, qualsiasi problema viene gestito da persone competenti, eccetera, perché ovviamente questi sono bambini che non sono dei bambini, come dire, privi di difficoltà, sono bambini che sono speciali, cioè, c'è insomma, bisogna, la lista di difficoltà è bella lunga, nel senso, esatto, sono per cui che bisogna, a volte ci si trova un po' spiazzati anche come volontari, no? Allora è importante questo lavoro, infatti, di gruppo, di equipe che si fa. Molto interessante appunto questa cosa sui volontari. Chi può fare volontario per UVI? Chi è il volontario tipo? Chiunque abbia voglia, da un'ora alla settimana, una mattina alla settimana, viene accolto a braccia aperte nella nostra sede. Che tipo di attività potrà fare per volontario? In che luoghi? L'abbinamento viene studiato, senso che non tutti possiamo affrontare tutto. Ci sono volontari, ci sono persone in grado di supportare bambini e minori che hanno vissuto esperienze, cioè nelle comunità non trovi bambini minori facili, trovi minori che hanno alle spalle un vissuto pesantissimo. Quindi chiaramente noi abbiamo uno psicologo che è un professor Silvio Morganti, che da questi primi colloqui riesce a comprendere quali sono gli abbinamenti possibili, per cui c'è chi può fermarsi, che poi non è un fermarsi, comunque al sostegno scolastico, perché gli ho detto che è una relazione che poi dopo viene sviluppata. Chi invece ha un senso più materno, e quindi lo spazio bimbi, ne abbiamo tre, vi stavo dicendo. Tra l'altro una cosa importante da dire... Dove sono gli spazi bimbi? Lo spazio bimbi, che è l'albero dei mille colori, però è un'attività e un progetto che nasce in sinergia con SOS Bambini, che è un'altra associazione, un'altra ONLUS che agisce. Storica. Esatto. Ecco, no, è meno tendo a sottolineare che è meno storica di noi, però è più conosciuta. Loro nascono in Romania, in realtà, hanno lavorato molto sugli orfanotrofi, e quindi, no, perché questa cosa è che SOS non me ne voglia, perché noi lavoriamo, Silvia Scialpi, la loro presidente. In realtà, cioè, hanno avuto una capacità d'azione sul lavoro negli orfanotrofi che chiaramente è molto più incisiva del lavoro sul disagio. Chiara, il presidente sta dicendo che devi lavorare tanto adesso, cioè, la comunicazione va intensificata. Sì, esatto. Tra le righe leggiamo questo, esatto. Cioè, va intensificata. Infatti, ma adesso Chiara, qua. Infatti vedi, già Chiara porta a casa i buonissimi risultati. Esatto. Dicevamo tre gli spazi dell'albero dei mille colori. In Paravia, come vi ho detto, l'altro in via Russo, la scuola primaria Pimentel, quindi via Lipardo, eccetera. Un altro, perché sono... Ma perché poi... mi scegliete dei quartieri facili, appunto. E poi c'è Corvetto per finire. E poi per finire via Puglia, Corvetto. Quindi abbiamo proprio una vasta gamma di situazioni che... Il pericolo del mestiere, diceva uno famoso, no? Insomma, esatto. Diciamo che, giustamente, però infatti, cioè, se non andate lì dove non avrebbe senso, se no farlo in altre zone. Bisogna andare dove appunto la richiesta è forte e dove potete davvero...
cambiare le cose. È molto interessante appunto questa cosa che state facendo. Prendiamo Paravirba perché qua vicino la conosciamo molto bene tutti, quindi l'albero dei mille colori in queste tre scuole milanesi, tante però anche di altre attività. Infanzia, diciamo, poi visto che comunque è anche adolescenza, adesso avete aggiunto, quindi parliamo di bambini che vanno dai che età? Dai 2 anni fino ai 18. Ai 18. Perché nelle le comunità, quelle soprattutto Martinite e Stelline, sono adolescenti. Sono adolescenti. Per cui anche, anche lì la realtà è abbastanza cambiata nel tempo. Perché noi abbiamo sempre, Uvi ha sempre lavorato con, la, con le Stelline e con i Martinite. Ma mentre prima i Martinite erano gli orfanelli o comunque appunto l'esito di un'immigrazione differente, oggi sia ai Martinite che alle Stelline incontriamo adolescenti che hanno grossi problemi legati ai loro vissuti e che spesso arrivano da lontano. Ci siamo ma non solo, conto? Comunque diciamo che i nostri, cioè se è vero che poi la, soprattutto la, diciamo l'albero dei mille colori sono soprattutto stranieri, invece ad esempio sia nelle comunità che nelle scuole c'è anche una forte presenza di ragazzini italiani che hanno, vivono problemi di disagio sociale. Perché sappiamo che e per cui, il disagio diciamo sociale che non guarda il passaporto, una, non no, guarda... è assolutamente trasversale, anche dal punto di vista proprio sociale ed economico. Non pensiamo che determinate situazioni di grande complessità sia soltanto e sempre legata a un disagio di tipo economico. No. Il famoso figlio dell'operaio, si diceva una volta, perché non è solo quello, è proprio un discorso che è trasversale, molto dettato forse proprio dalla situazione. E qua parliamo di minori abusati, di violenze, di maltrattamento, cioè di tutto ciò. Situazioni molto toste, come si dice in questo caso, ma che appunto voi riuscite a gestire molto bene e che appunto formate poi tanti volontari che fanno questa grande unione che siete per poter agire. Ricordiamo anche tutte le coordinate però per sapere meglio dove trovarvi, come funziona. Allora, UVI ha una sede che è in via Sant'Antonio 5, vicino all'Università Statale di Milano. Il nostro sito è www.unionevolontariperlinfanzia.org. Abbiamo, ci potete scrivere, non so, potete venire a trovarci, la, siamo sempre aperti, c'è una segreteria che è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 14, per cui si viene accolti, oppure si può scrivere, se andate sul sito potete trovare tutti i nostri riferimenti e... troverete anche comunque appunto i tag alla pagina e al sito, tutto nei commenti a questa diretta, così che possiate avvicinarvi sempre di più al mondo dell'Unione Volontari per l'Infanzia e l'Adolescenza, al mondo UVI, così che se avete qualche domanda potete farla a noi, poi noi gireremo anche solo per mettere il naso, veniteci a trovare, perché generalmente ci piace dire che non solo sarete accolti a braccia aperte, ma poi la curiosità si trasforma in operatività, sempre. Cioè, chi ci conosce ci segue. Vuol dire che siete ben accoglienti. Tra l'altro facciamo anche delle serate di formazione, diciamo, oltre ai laboratori di accoglienza in cui vengono formati i volontari, ci sono poi almeno una o due volte al mese delle serate proprio di formazione con delle persone diciamo che parlano di vari aspetti di quello che può essere l'agire del volontario, per cui anche interessati, sono serate che sono aperte tutte, che noi pubblicizziamo sempre sia sul nostro sito che sulla pagina Facebook nostra, per cui ecco, uno può anche iniziare ad avvicinarsi partecipando a queste serate, cercando di capire un po' quello di cui ci occupiamo. E allora appunto siamo in chiusura, l'invito finale appunto è andate a vedere sul sito UVI tutti gli eventi, le serate di formazione a cui potete partecipare, e poi chissà che magari appunto troverete, diciamo prima, da un'ora a, cioè anche basta un'ora per potersi impegnare, da un'ora a una mattinata, cioè tutto dipende anche da quella tutte le che mattine è il tempo che si vuole regalare, perché il donare il proprio tempo, cioè il nostro motto è basta poco per fare tanto, veramente tanto. Voglio soltanto in chiusura dire che da quando UVI è nata ad oggi abbiamo seguito
più di 15.000 casi. Insomma. Quindi per questo, insomma, siamo orgogliosi di quello che facciamo e siamo quale tutti miglior volontari. Bilancio che non questo, esatto. Dovrebbe dire. Insomma, esatto, si parla tanto spesso di bilanci, saldi positivi, negativi, direi che questi 15.000, dicevi, sì, 15.000 sì. Bambini aiutati in questi anni di operato sono il più grande bilancio. Che continuano a scriverci. Cioè, noi ormai abbiamo degli adulti che sono stati i nostri bambini, dei trentenni che continuano a sentirsi parte di noi. Qualcuno addirittura a sua volta è diventato educatore o volontario, sì. Abbiamo delle storie anche molto belle da raccontare. Sì. Bene, bene, allora tenetele lì che magari che nella prossima trasmissione allora racconteremo anche queste bellissime storie. E davvero ringrazio tantissimo per essere qui con noi oggi, bene, grazie mille. Grazie a voi, complimenti a tutti gli altri volontari all'interno di UVI e ringraziatevi per tutto il lavoro che fate giornalmente. Grazie mille di questa opportunità. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, noi torniamo come sempre lunedì con una puntata di Good Morning Milano, buon weekend a tutti, grazie mille. Arrivederci, a presto.